buongiorno a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi abbiamo il grande piacere di presentare un saggio appena pubblicato dal titolo De Clavellis de Fabriano dal XII al XV secolo di Giovanni Ciappelloni, che abbiamo il piacere di avere come nostro ospite e che ci racconterà tutte le sue ricerche e le sue scoperte su questa famiglia, meglio detta gruppo parentale dei De Clavellis de Fabriano. Quindi io non perdo altro tempo per non togliere spazio all'amico Giovanni e ti do subito la parola. Prego Giovanni, a te. Prima di iniziare desidero ringraziare Italia Medievale e Maurizio Calì per l'opportunità che mi è stata data di illustrare la mia recente pubblicazione De Clavellis de Fabriano dal XII al XV secolo. Cercherò di dare un'idea dei contenuti di questo volume. Premetto che il racconto delle vicende clavellesche potrebbe costituire la trama, il canovaccio per un film o una serie televisiva di successo che si interessi di vicende medievali fuori dall'ordinario, riguardanti personaggi che forse dalla Danimarca o forse dalla Norvegia, girovagando per l'Europa, giunsero a titaneggiare Fabriano, donando però ai posteri l'arte di Gentile e la carta di Fabriano. Mi piace far notare che questa pubblicazione può vantare la presentazione del professor Pierluigi Falaschi, uno storico di fama che ha scritto sugli stessi argomenti sul visionario biografico degli italiani edito da altri anni. La mia è l'unica monografia esistente sulla famiglia Chiavelli, una famiglia signorile del basso medioevo marchigiano. La ricerca è tutta basata su documenti degli archivi avrianesi e di archivi vari sparsi per l'Italia. È una ricerca, diciamo, approfondita, che tende a cambiare la narrazione corrente su questa famiglia e sul periodo. Per cominciare possiamo parlare della provenienza. Secondo la storiografia ufficiale, che si basa sulle cronache cittadine, i Chiavelli sono una famiglia italiana che ha avuto l'occasione di emergere in quel periodo e di avere l'egemonia, o perlomeno una certa importanza sulla zona della vallata del Fabrianismo, in quanto si faceva provenire il termine Chiavelli dal latino clavellus, e quindi questo avrebbe dovuto certificare un'origine italiana della famiglia. Lo studio dei documenti e una ricerca in tal senso ha invece portato ad altre conclusioni. I Chiavelli non si chiamano Chiavelli, che è una tarda volgarizzazione del cognome, ma bensì si chiamano De Clavellis. Sono sempre De Clavellis in tutti i documenti, sia quelli vaticani, sia quelli locali, sia quelli dell'Alta Italia, da quelli di Venezia a quelli di Milano. Il cognome è un cognome toponomastico di origine normanna, presente nella località dell'Alta Normandia, e viene documentato in documenti dell'undicesimo e dodicesimo secolo. Nel dodicesimo secolo viene documentato nel Champagne e nell'undicesimo secolo viene certificata la sua appartenenza alla terra di Esclavelli, che se poi vogliamo dare un senso al cognome, perché di tale si parla, non di appellativo, nonostante l'altezza cronologica, è il termine latino che si può accostare a De Clavellis è esclave, schiavo, in quanto Esclavelles era una località francese dove fiorente era il commercio degli schiavi. Questi signori non sono una famiglia, sono un gruppo parentale. Sono un gruppo parentale di diversi, diciamo, filoni, come si può dire, di diverse genealogie che sono uniti, che poi piano piano si divideranno. E infatti, nel racconto delle vicende di questa famiglia, vedremo che
si staccheranno i Chiavellini, si staccheranno dal gruppo egemone principale gli Stelluti e anche altre famiglie che sono meno note, e si avverte nelle documentazioni del periodo che si allontanano o vengono allontanate dal gruppo egemone. Questi signori fanno parte di quella sottaciuta, di quella trascurata infiltrazione normanna che partendo dai territori sotto la dominazione degli Altavilla e di Roberto e di Scarpa in particolare, si diressero per loro desiderio di fortuna o per essere ingaggiati per milizia mercenaria nei territori a nord di questi confini, dirigendosi verso il Ducato di Spoleto e i territori della più tarda Marca Anconetana. E quindi noi abbiamo molte famiglie, diverse famiglie dei territori indicati, che sono molto probabilmente di origine urbana: i Guzzolini di Osimo, i Simonetti di Jesi, i De Clavellis di Fabiano per ovvi motivi, i D'Avarano di Camerino, che loro stessi dichiarano di essere normanni e vicini agli Altavilla, e anche gli Tarlati di Arezzo. Adesso non entro nei particolari, ma chi vuole interessare a questo argomento troverà ampie spiegazioni, anche documentate, nelle pagine del mio libro. A Fabriano arrivano nel 1155, secondo le cronache locali, e con un Ruggero Chiavelli, comandante di un reparto di cavalleria germanica, che accompagna Federico Barbarossa. Durante il suo trasferimento, dopo l'incoronazione a Roma, verso la città di Ancona, dove il Barbarossa deve incontrare alcuni emissari di Emanuele Comnero, imperatore di Bisanzio. 10 anni dopo, esatti, abbiamo i primi documenti sulla apparizione del comune di Fabriano. E in questo documento, del 1165, abbiamo i primi De Clavellis, che promettono al comune che i loro uomini nelle campagne attiviati saranno sempre castellani, sempre sinte castellani del nostro Castro Fabriano. E il giudice Baroncello, che stende l'atto, non ha nessuna difficoltà a registrare questa frase. Quindi è documentato che il Castrum Fabriani, cioè l'abitato fortificato di Fabriano, è nostro, è di proprietà clavellesca. Cioè loro hanno deciso che il comune avesse un senso, un'origine. E quindi non è di origine popolare come normalmente accade in altre realtà, sia per la configurazione dei luoghi, sia per le motivazioni che hanno portato alla nascita di questo comune. Questi De Clavellis vengono considerati come dei capitani di ventura, dalle grandi capacità. Tuttavia, questa, diciamo così, attribuzione di qualità non esiste. Questi signori sono dei condottieri, dei conductor lanciarum, sono dei militari che combattono sotto condotta, cioè dietro pagamento. E si impegnano in questa attività semplicemente per conseguire del reddito. Sono degli imprenditori, qualsiasi cosa loro fanno, la fanno per conseguire il reddito, e sono una famiglia molto favorevole. Loro, che dovrebbero essere arrivati con il Drengo in terra di lavoro, cioè in campagna, e ne hanno seguite le sorti dopo che i Drengo furono perdenti negli scontri con gli Altavilla e si rifugiarono in Germania, ritornarono poi con diciamo il Barbarossa in Italia. Ma nel loro intimo, nel loro anima, loro sono degli imprenditori. Conoscono molto bene la realtà meridionale, per averla vissuta e per avere lì molti contatti. Oltretutto, una parte del gruppo parentale dei Clavellis rimane nel meridione, e portano all'interno del giovane comune di Fabriano delle lavorazioni
di attività artigianali, delle conoscenze per avviare delle lavorazioni di grandissima importanza. Il loro obiettivo, quando fecero sorgere il comune di Fabriano, tutto questo è presente in molti documenti citati, gli archivi fabrianesi che vengono esaminati e vengono presentati in queste pagine, loro cercano di costruire un polo imprenditoriale che utile ai loro interessi, che possa produrre dei materiali, dei beni che loro giudicano importanti. E infatti noi assistiamo alla nascita della produzione di tessuti, della concia di pellami, ma soprattutto della produzione di carta. La carta fabianese viene prodotta con tecniche arabe, le stesse tecniche che si possono trovare ad Amalfi o in Sicilia, e che non si capisce come possono essere arrivate a Fabriano, nonostante tutti i racconti fantasiosi dei vari storici cinquecenteschi, ripresi poi in parte da quelli successivi, come può essere arrivati in una località dove scarsi erano i contatti con l'esterno e dove non c'era diciamo alcun artigianato presente, tant'è che nei pochissimi documenti presenti antecedenti a queste date e nei documenti delle località circostanti non vi è traccia di commercio fabianese di alcunché. Questi De Clavellis erano degli imprenditori e sostenevano attivamente l'imprenditoria locale, aiutando chi voleva intraprendere questa strada. E una particolarità che diciamo così emerge dalla documentazione presente, che è innegabile, è che concedevano prestiti ai piccoli imprenditori locali, facendo con questo concorrenza all'attività finanziaria ebraica, che d'altronde, che soprattutto per questo, si affacciò a Fabriano molto tardi rispetto alle realtà circostanti. Si pensi che prestarono alla Camera Apostolica Romana ben 1500 ducati d'oro, una somma enorme per i tempi, che non aveva una circolazione di contante di moneta sufficiente ai bisogni. Ma la cosa è quella più importante da dire, oltre all'avere creato un polo imprenditoriale che diciamo è giunto praticamente fino a noi con le ditte fabrianesi che tutti ben conoscono, crearono una rete di vendita che, come chi si occupa di commercio ricordo ben sa, è la prima condizione per avere successo nello smercio dei prodotti confezionati. E questo fu possibile per i De Clavellis, in quanto prima avevano ottimi rapporti con tutte le famiglie signorili sia dell'Italia centrale che dell'Italia del nord, oltre a quelli dell'Italia meridionale. Ma avevano, rapporti stretti anche per i loro trascorsi militari. E inoltre si erano attivati con Venezia per ottenere la cittadinanza veneziana, che venne loro concessa per poter avere accesso ai mercati di Venezia. Erano in ottimi rapporti con il Montefeltro, con i quali si diceva fossero addirittura parenti della stessa famiglia, con i Tarlati di Arezzo, con i Visconti di Milano, con i quali e sotto i quali combattevano volentieri sotto pagamento dietro condotte, negli ultimi tempi anche con i primi nemici politici Malatesta, e soprattutto una famiglia che, a parte i rapporti con l'impero germanico, certificati da vicariati imperiali verso Alberghetto da parte di Ludovico Bavaro, oppure dall'ingresso in Italia con Federico Barbarossa, oppure con un Gualtiero che era falconiere di corte di Federico II, forse una esagerazione, ma che indica un rapporto di vicinanza,
ma era una famiglia molto vicina agli Angiò. Gli Angiò vengono a Fabriano diverse volte, sono documentati due volte, con sicurezza. La prima è quando Beatrice di Provenza, la moglie di Carlo I d'Angiò, passa per Fabriano e viene ospitata mentre cerca di raggiungere il marito a Roma che deve essere incoronato per Sicilia. E la seconda volta con Ludovico d'Umurie, Ludovico d'Angiò, Ludovico il Grande, che passa a Fabriano e si fa accompagnare dai De Clavellis nel meridione nella sua ricerca di sistemare la questione sorta perché Giovanna d'Angiò aveva avvelenato il fratello Andrea, fratello di Ludovico il Grande, Andrea. E i De Clavellis si figurano non come diciamo ingaggiati come mercenari al soldo di Ludovico d'Ungheria, ma come alleati. E una cosa che si verificherà in tutta la loro storia quando costoro, pure rimettendo politicamente, economicamente del proprio, non si staccarono mai dalla fedeltà assoluta alla casata francese. Forse in quanto legati a questa da rapporti particolari o rapporti di affinità. Questi signori erano molto religiosi, come la maggior parte della popolazione normanna, e promossero la costruzione di chiese in Fabriano, dove ebbero diverse sepolture, e furono vicini a diverse personalità religiose del tempo. San Francesco Giovanni di Bernardone conosceva benissimo Fabriano, dove aveva anche il confessore, ed era in ottimi rapporti con De Clavellis, sia per la sua attività di commerciante di tessuti. Il padre Bernardone era un commerciante di tessuti, sia perché nel territorio di Fabriano lui aveva molti contatti, diciamo così, aveva la disponibilità di un eremo in disuso, quello di Val di Sasso, dove mise alcuni suoi frati, ma soprattutto anche perché quando lui, prima di diventare San Francesco, Francesco era Giovanni di Bernardone, era un cavaliere che ambiva a recarsi in Terra Santa a combattere gli infedeli. E nella guerra che Assisi fece contro Perugia, il cavaliere Giovanni di Bernardone venne catturato, ma in quell'occasione combattevano contro i perugini anche i De Clavellis. Tutta la famiglia De Clavellis era presente contro Perugia, quindi era una frequentazione di diverso, che aveva diversi aspetti. E i De Clavellis favorirono sempre i francescani in Fabriano, soprattutto con Chiavello De Clavellis, che era il mentore dei francescani di Val di Sasso, e che molto probabilmente facevano parte di quel ramo, di quella corrente spirituale, diciamo degli ultimi tempi di francescani, che era molto avversata dalla Chiesa. Poi un altro santo che ebbe molta fortuna ebbe molto appoggio nel Favenese, a San Silvestro Guzzolini, di famiglia normanna dei Guzzolini di Osimo, e inizia la congregazione silvestrina proprio su Monte Fano, un monte che sovrasta Fabriano, e ebbe molti appoggi anche soprattutto dai De Clavellis. Il terzo santo, che non ha avuto rapporti per questione di tempo anagrafiche con i De Clavellis, è San Romualdo, il patrono dei Camaldolesi, che riposava nella valle dell'Ermo di Val di Castro, una piccola località tra Fabriano e il Monte San Vicino. Tommaso De Clavellis, nel suo statuto del 1415, richiede per decoro cittadino lo spostamento delle spoglie mortali del santo nella città di Fabriano, cosa che avvenne in Plutarco. Dopo, diciamo, anni di egemonia, diciamo, non ufficiale, ma
praticamente incontrastata dei De Clavellis su Fabriano, perché Fabriano era sotto la loro completa potestà, che ne dicano i cultori della società comunale, e in tutti i documenti del periodo, sia quelli vaticani, sia quelli veneziani, sia quelli milanesi, loro vengono sempre chiamati signori di Fabriano, quando anche non lo fossero in effetti. E la signoria la raggiunsero solamente nel 1378, quando, stufi di avere queste continue sommosse che danneggiavano i loro affari e le loro vicende personali, si impadronirono pesantemente, militarmente, di Fabriano, abbandonandolo pure al saccheggio dei mercenari del Conte Lucio, Lutz Follandau, un genero di Benanuovo Visconti, che dava loro una mano al saccheggio. Si arrivò quindi con diverse vicende, epidemie di peste, terremoti terribili che scossero il territorio al 26 maggio del 1435, in piena epoca sforzesca. Erano gli anni in cui lo Sforza aveva imposto la sua egemonia, la sua, diciamo così, signoria, tra virgolette, alla Marca Ancomitana. In quel giorno, alle 7 del mattino, il popolo nella chiesa di San Venanzo trucidò tutti, quasi tutti, gli esponenti maschili della casata. E fu una diciamo, manifestazione di crudeltà che scosse il mondo signorile dell'epoca e che rimase impressa diciamo, nelle menti dei cronisti e degli analisti del tempo. E furono assaltati i palazzi signorili, le donne vennero oltraggiate, fu bruciato l'archivio signorile e in città, diciamo, vennero cacciati praticamente tutti coloro che erano dalla parte dei Clavellis. E si assistette alla diaspora di questa famiglia, che è molto numerosa. Noi abbiamo notizie solamente del ramo al potere, ma era molto numerosa e molto ramificata sia sul territorio sia in città. E molti di costoro che erano compromessi con il ramo al comando dovettero fuggire e si dispersero per l'Italia. Noi abbiamo questi personaggi che vengono documentati a Palermo, a Crema. Alcuni raggiunsero Parigi tornando, forse non erano venuti, e un ramo consistente si diresse in Piemonte, e a Pinerolo, dove si misero al servizio dei Savoia, che li utilizzarono come comandanti militari. I Savoia li conoscevano dal tempo dei Visconti e tennero in grande considerazione questi fabrianesi, come loro dicevano di essere, che si erano diretti verso il loro territorio. In questo volume, in queste pagine, noi abbiamo molte notizie inedite sulla vita ordinaria, la vita comune di tutti i giorni. Però sono notizie particolari. Abbiamo la notizia della scoperta della caccia con il cane da ferma, quella che facciamo oggi con i vari pointer o i setter per le campagne italiane. Esisteva una qualità, una genealogia di cani da caccia che fermavano l'animale e che era molto considerata, tant'è che la Camera Apostolica per i castelli di Domo e di Sera San Quirico per alcuni anni preferì essere pagata invece che in denaro con un cane fornito di lì. Vi è poi la notizia della società del sale messa in piedi a conferma dell'inclinazione commerciale imprenditoriale di questa famiglia, che Chiavello de Clavellis, uno degli ultimi signori di Fabriano, messe in piedi con un signore di Zara e i Malatesta per acquistare il sale nell'Alto Adriatico e poi smerciarlo all'interno della Marca Ancomitana.
ci sono molte notizie sulle attività scorsese sul territorio, nella Marca, e piccole notizie sull'attività delle donne scorsese, le loro piccole corti in cui si interessavano di questioni minime come mariti che picchiavano le mogli, oppure di rinforzare alcune tettoie che cadevano, cose del genere, oppure come si chiama, la presenza dell'attività di caccia col falcone di Alessandro o di Giovanni Sforza. L'ultima notizia importante che viene data, storica che viene data in questo volume, che praticamente diventa quasi uno scoop, è che nessuno ha mai saputo la fine ultima dei De Clavellis e Fabianis. Noi abbiamo stata ritrovata negli archivi Viscontei di Milano una lettera di un informatore, Pietro de Plaza, dei Visconti, in cui si comunicava che Guido di Fabriano, Guido di Tommaso de Clavellis, l'ultimo condottiere clavellesco, che in un certo periodo era stato anche al soldo dello Sforza, era stato catturato nel castello di Argignano. Come si può dire, è imprigionato nelle carceri dell'imprendibile fortezza di Arcevia, nella Rocca Contrada, dove molto probabilmente finì i suoi giorni. Il volume ha una ricca appendice di documenti riprodotti in originale, che possono essere usati sia per la consultazione sia per approfondire magari gli argomenti. È una sfiziosa biografia di un frate domenicano, Giovanni Domenico Scevolini, che nel 1559 scrisse la prima storia di Fabiano. Questo frate è importante non per in Italia, non per aver scritto questa storia, anche per quello, perché in quanto è la prima storia organica di una comunità. Della comunità fabianese, ma in quanto era un personaggio di primaria importanza del mondo religioso veneto che si stava accostando alla riforma protestante. Tant'è che venne anche processato per eresia, processo dal quale venne poi assolto. Ma era un personaggio che scrisse dei libri di astrologia in cui manifesta delle idee un po' particolari, alcune delle quali vengono riportate. Per concludere, vorrei dire che la famiglia dei Clavellis, la famiglia Clavellesca, la famiglia dei Chiavelli di Fabriano, fin dal loro primo apparire, venne, pur godendo di ampia considerazione e reputazione all'esterno delle mura, venne accompagnata dall'odio feroce, dal risentimento popolare fin dal loro primo apparire. E nei loro confronti la popolazione di Fabriano effettuò una feroce dannazione, una spietata dannazione. Cominciò col bruciare gli archivi signorili e poi vennero tolte qualsiasi riferimento in città della loro presenza. Nelle varie chiese fabianesi, numerose chiese fabianesi, dove loro avevano le loro sepolture, queste non sono più riconoscibili. Il voltone dell'arco del Podestà a Fabriano, dove venivano anche raffigurati i Chiavelli dei Clavellis, non è più leggibile. La fontana stura in alto, ma è una dannazio memoria, diciamo, incoscia, insita nell'anima fabianese, anche arrivata fino a noi. Il discorso è questo: la fontana stura in alto, che è una simile a quella della piazza di Perugia, una bellissima fontana medievale, e grazie ai numerosi restauri è quasi diventata un'altra cosa rispetto all'originale. Inoltre il coro ligneo di gran pregio, dove i De Clavelli si furono assassinati, il coro ligneo di solito è quello di origine nord-europea, è davanti il presbiterio, davanti all'altare, dove viene ufficiata la funzione religiosa, è stato spostato
modificato nell'aspetto e messo dietro all'altare di una chiesa fabbrizia, quella di San Benedetto. Praticamente in Fabriano non si può più riconoscere una traccia di questi signori. Uno degli scopi della mia ricerca è stato anche quello di dare una corretta informazione del periodo che viene in qualche maniera travisata dalle cronache cittadine e da queste, diciamo così, piccole cose che sommandosi danno un'idea diversa dei fatti, e inoltre il desiderio di riportare questa famiglia che, pure con grandi difetti, con grande, diciamo così, arroganza, ha dato lustro, pregio a Fabriano e ha creato, volevo dire, quella Fabriano imprenditoriale che è arrivata fino ad oggi, e mi piacerebbe che venisse messa al posto che le merita nella storia, sia locale che nazionale. Spero che siate arrivati fino a qui senza esservi annoiati. Spero di aver dato e aver instillato un po' di curiosità in qualcuno per leggere le mie pagine, e spero che ci sia un'altra occasione per parlare magari di altri argomenti di queste cose. Grazie Giovanni, interessante. Mi piacerebbe poi un giorno scoprire come la vivono i fabrianesi, perché sei andato a toccare un nervo scoperto della storia cittadina e di Ma in qualche maniera penso cercano di cioè a Fabriano non se ne parla quasi. Questo è il difetto del fabrianese di oggi, che E scorda le proprie radici. Vediamo. adesso ne parleranno, saranno costretti a farlo perché hanno diciamo, una testimonianza scientifica, no? Un lavoro fatto sulle fonti d'archivio, sulla documentazione, quindi non una cosa campata per aria o comunque non un lavoro superficiale. Anzi, direi il contrario, visto le dimensioni del volume, che però io comunque invito ad acquistare ricordandone il titolo, che è De Clavellis de Fabriano dal XII al XV secolo, di Giovanni Ciappelloni, che è stato nostro gradito ospite, e che potete acquistare in rete, pubblicato da You Can Print da pochissimo, quindi che siamo stati felici di potervi far conoscere. Vi ricordo di continuare a seguire Italia Medievale sul nostro sito che è www.italiamedievale.org, dove troverete anche questa video presentazione insieme a tutte le altre che abbiamo realizzato in questo lunghissimo anno e mezzo di pandemia, che speriamo sia davvero finita e che ci riporti agli incontri in presenza. Ti ringrazio ancora tanto di aver accettato il nostro invito.